Buongiorno a tutti, oggi vi aggiorno sul progetto Banca di Energia. Sono arrivati gli equalizzatori per le batterie, questo è l'opuscoletto informativo che c'è all'interno del pacco. Arrivano in questi pacchetti qua, ben sigillati, io ne ho ordinati due, però purtroppo non ho potuto ordinare questo qua col display perché è molto più costoso, quindi io al prezzo di uno col display ne ho presi due senza. Dovrebbero avere una lucetta LED che si accende e ti dà l'ok quando è tutto a posto. Il mio progetto, voi lo sapete, è un progetto di quattro batterie da 100 A a gel. L'assemblamento di questo prodotto verrà fatto secondo questa istruzione qua. Loro consigliano di farlo, quindi questo qua è 24 volts. Allora, io l'ho acquistato 24 volts, avete visto? E perché farò i collegamenti in questo modo. Filo rosso sul positivo, il filo nero sul negativo della seconda batteria e il filo bianco verrà messo al centro sul ponte delle due batterie. Questo è il miglior, cioè questo è il collegamento da fare. Loro consigliano che si poteva fare anche così. Io ho quattro batterie, avrei potuto fare pure così, però ho deciso di prenderne due in modo tale che ogni coppia di batterie lavora in maniera, come si dice, autonoma. Questi sono gli altri accoppiamenti che si possono fare a 36 volt e a 48, però credo che il prodotto sia diverso, quello là del 36 volt, perché questo qua è specificato, avete visto cosa c'è scritto 24 volt. Quindi per quello lì bisogna, non so se si può utilizzare lo stesso, ma va ritirato quello da 36 e 48. Andiamo a parlare di qualcosina dei prezzi. Questo da AliExpress l'ho ritirato circa 15 euro, 16 euro, non mi ricordo preciso. Comunque, no, di più forse, perché li ho pagati 37, li ho pagati entrambi, 37 euro tutte e due, con tutta la spedizione. Quindi verrebbero circa 18 euro. Ecco, 18 euro ciascuno. Diciamo che quello col display costa il doppio, cioè uno costa quasi 35-40 euro, dipende dai prezzi che trovate. Ok, vi aggiorno poi sul montaggio. Questo è il prodotto, questo è un equalizzatore che serve ad equalizzare la tensione, cioè la carica delle batterie, cioè in modo tale che le batterie si scarichino e si carichino in maniera uguale. Che non fa altro che compensare la carica da un lato all'altra, spostandola in caso, nel qualora, che ne so, una batteria è 13,2 e l'altra è 13,4, la equalizza, diventeranno tutte e due 13,3. Questo è la teoria. Poi andremo a provarlo e vediamo qual è la pratica. Vi aggiorno quando lo provo. Buona giornata a tutti, ciao.